Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme tre progetti pubblicati, condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia nella settimana dal 4 al 10 gennaio. In realtà è una puntata un po' particolare, in un periodo altrettanto particolare come quello che stiamo vivendo ormai da molto tempo. Non è possibile ovviamente spostarci e quindi Tessilan ha ben pensato di farvi fare un bel viaggio. E cogliamo l'occasione per presentare un nuovo articolo appena arrivato in casa. Tessiland, ebbene sì, Liggy Ghost. Insomma, una puntata molto particolare. Sto parlando troppo, vero? Ok, iniziamo subito con il primo viaggio. Il primo luogo che visiteremo saranno le Antille, arcipelago dell'America centrale caraibica, isole disposte a forma di arco, scoperte da Cristoforo Colombo. Alcuni dicono che il nome derivi da una città del sud della Spagna, altri dal latino volto ad indicare davanti alle Indie. Insomma, sicuramente stiamo parlando di un paradiso in terra caratterizzato da infinite spiagge di sabbia finissima, bianca come la neve, bagnate da un'acqua oceanica pulitissima e cristallina. Lo avete visto? Spiagge davvero stupende riportate in questo meraviglioso Iggy Ghost Antille. Adesso proseguiamo e ci spostiamo ad Aruba. Ecco a voi l'Iggy Ghost Aruba, una meravigliosa isola caraibica. Penserete a fantastiche spiagge bianche e acqua cristallina, è ovvio, ma la caratteristica principale che richiama i colori di questo filato sono i fenicotteri rosa. È possibile godere del contrasto cromatico della sabbia bianca, il mare cristallino e il rosa proprio delle loro piume. Con loro infatti è possibile fare il bagno in mare regalandosi un'esperienza davvero unica. Questa spiaggia appunto è popolata proprio da questi meravigliosi fenicotteri rosa che si aggirano, che fanno il bagno con i turisti, che si cibano insomma direttamente dalle mani. Un'esperienza unica che grazie a questo filato potrete in un certo senso perlomeno sognare. Adesso però andiamo nella famosissima Bora Bora. Ai colori del verde delle acque di Bora Bora che si mescolano agli azzurri intensi dei fondali macchiati dai coralli e dalle formazioni rocciose di origine vulcanica. Mentre il sole sparisce dietro il monte, tingendolo di rosso fuoco, il cielo inizierà a sfumare dal colore del corallo fino al giallo e poi al viola. Anche le acque della laguna stessa, solitamente azzurre e celesti, durante il giorno prenderanno dei colori intensi, riflesso di quello del firmamento. E proprio come un pittore, il tramonto cambierà i colori di tutto, dalla sabbia bianca che si tingerà di rosa e poi di viola, per poi immergersi in un meraviglioso turchese. Il primo progetto di quest'oggi è di Patrizia Leone. Lei ha realizzato questo abito che ben riconoscete perché è l'abito Herman della Fata Tuttofare, vale a dire la nostra e vostra amatissima Maria Grazia Dottore. Patrizia è un'amante dell'uncinetto, molto più che dei ferri. Ci ha raccontato che ha una vera e propria passione per l'handmade, passione nata durante l'adolescenza grazie ad un insegnante di educazione tecnica. Ha continuato poi con il passare degli anni a far crescere questa sua passione che ha sperimentato sia nell'abito che vedete quest'oggi, ma anche ci ha raccontato nelle borse. Le piacciono i colori vivaci, molto femminili, ecco perché ha scelto proprio questo Herman, lo stesso utilizzato dalla fata. Ci ha detto che per una taglia come la sua ha utilizzato circa 3 gomitoli di Herman lavorati con uncinetto numero 5. Ringraziamo Patrizia e anzi ascoltiamo anche il suo vocale. Salve a tutte, sono Patrizia Leone, cliente Tessiland e appassionata di lavori manuali. E volevo ringraziarvi per aver apprezzato il mio lavoro e avermi coinvolta nel progetto Condivision. E un saluto a tutti e un ringraziamento. Grazie a te Patrizia. Il secondo progetto di quest'oggi è di Martina Corallo. Abbiamo avuto modo di contattarla, infatti lei ci ha detto che possiamo tranquillamente utilizzare le sue foto. Purtroppo però non abbiamo fatto in tempo ad avere notizie in più, purtroppo per... quante volte ho detto purtroppo? Troppe volte, lo ripeto, ok. Ma non abbiamo fatto in tempo a per questioni lavorative ad avere qualche notizia in più. Un poncio preso spunto da un tutorial della Fata Tuttofare realizzato con l'Allen, come insomma ha scritto anche lei proprio sulla
pagina Facebook Meglio di Maya, che ha adorato l'Allen, che lo ha trovato davvero morbidissimo, una nuvola di morbidezza l'ha definita, e ha realizzato questo poncho proprio per sua figlia. Noi ovviamente la ringraziamo e mi raccomando, quando vi contattiamo rispondeteci quanto prima in modo tale da poter parlare nella maniera migliore dei vostri progetti. Adesso arriviamo in Italia. Io non la conoscevo in realtà questa meravigliosa spiaggia, molte di voi sono certa di sì, soprattutto le sarde. Parliamo dell'Iggy Ghost Budelli. La spettacolare colorazione si deve a un microorganismo di colore rosa che abita le praterie di Posidonia e vive dentro le conchiglie. Vi troverete di fronte ad acque limpide che si infrangono su una battigia rossiccia e alle spalle la vegetazione mediterranea che regala colori e profumi spettacolari. Ed è vero, verissimo. Ma adesso spostiamoci in California. I colori del deserto roccioso si vanno a perdere nelle spiagge bianche famose in tutto il mondo. Mare e montagna, contrasti di colori che si fondono tra di loro, trasformando il colore bianco della sabbia in un bel nocciola, che lentamente sfuma verso tonalità più scure. Ma sta diluviando? Ok. Scure proprio come queste che vedete, quindi dal tema e dai colori sicuramente ben più caldi. Ma adesso spostiamoci dall'altra parte del mondo ed immergiamoci nel sud occidentale dell'Inghilterra, parlando infatti dell'Iggy Ghost Cornovaglia. È affascinante vedere queste scogliere che vanno a picco nel mare, un tuffo che in primavera si costella di vegetazione coloratissima. Piante esotiche e tropicali, ma anche camelie e magnolie che ci catapultano in una vita davvero multicolor. Quindi, se adorate sicuramente questa vita multicolor, l'Iggy Ghost Cornovaglia potrà sicuramente rispecchiare i vostri gusti. Ma adesso veniamo alla foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana. Il rullo di tamburi questa settimana non lo faccio, quindi cambiamo inquadratura e vediamo chi è. La foto che ho ottenuto più mi piace durante la settimana dal 4 al 10 gennaio è Simona Armasti, a cui noi facciamo tantissimi complimenti. Abbiamo avuto modo di sentirla, insomma, di sfuggita, perché è un periodo molto particolare per lei e quindi non ha potuto dirci molto. Ha realizzato questo bel maglioncino con il bravissimo rosa e l'uncinetto numero 4. È stata la sua prima creazione senza tutorial, quindi dobbiamo dire che davvero si è lasciata sicuramente ispirare dalla sua passione verso l'uncinetto ed è stata davvero molto brava, e voi avete premiato questo suo coraggio, quindi senz'altro noi non possiamo che farle i complimenti. Continuiamo quindi il nostro meraviglioso viaggio e questa volta ci spostiamo verso Bali, o meglio in un'isoletta un po' più piccola denominata Lombok. È un'isola molto meno turistica della vicina Bali, ma sicuramente molto più autentica e selvaggia. Qui infatti potrete vedere la Pink Beach, la spiaggia rosa, soprattutto nelle prime ore del mattino. La sua particolarità è ovviamente la sua sabbia, dovuta alla grande presenza di coralli che, mescolandosi alla sabbia bianca, creano un mix di sfumature che vanno dal lilla al viola. Che spiaggia meravigliosa, vero? E la potrete racchiudere tutta all'interno di questo meraviglioso gomitolo di Iggy Ghost, denominato appunto Lombok. E adesso spostiamoci a Malibu. Una delle spiagge più famose del mondo, in cui troviamo tutti i colori dell'oceano, dal turchese al verde intenso, al blu cobalto, per terminare in un profondissimo nero. Niente, io mi sa che vi lascio e che rimango a Malibu. No, dai. Sto scherzando. Continuiamo il nostro viaggio e ci spostiamo in Papakolea. Eccolo qua, il Papakolea. Per chi non sa mai scegliere fra la sabbia e l'erba, alle Hawaii c'è una soluzione che fa per voi. Papakolea Beach, un'incredibile spiaggia verde così rara da essere presente solo in altri 3 posti al mondo. L'insolito colore verde olivastro della sabbia è dato dall'elevata concentrazione di olivina, un minerale di origine magmatica contenente ferro e magnesio, che si forma cristallina
e crea una bellissima gemma preziosa utilizzata per i gioielli. Pensate che per raggiungere questa spiaggia dovreste fare circa 3 km a piedi e poi pagare insomma un piccolo ticket da 25 euro, contributo che serve per preservare nel migliore dei modi questa spiaggia. E il tutto lo potrete trovare in questi meravigliosi colori. E dalle Hawaii questa volta torniamo nuovamente e concludiamo questo bellissimo viaggio in uno dei posti, se non il posto più bello del mondo, che è il nostro bel paese, l'Italia. E andiamo nelle Eolie, soprattutto nell'isola di Vulcano, dove ci sono delle meravigliose spiagge nere. Le spiagge nere, soprattutto di Lipari, si trovano nell'isola di Vulcano e sono così chiamate per il colore della sabbia di origine vulcanica, che occupa una bella baia circondata da verdi alberi, lunghe circa un chilometro. L'acqua cristallina del mare fa da specchio a questo nero intenso delle pietruzze laviche che non negano sotto i raggi del sole quell'effetto simile ai cristalli. Cristalli quindi molto neri, molto intensi, che potrete appunto ritrovare nell'Iggy Ghost Vulcano. E questa puntata, o meglio questo meraviglioso viaggio, che mi auguro sia piaciuto a voi esattamente quanto è piaciuto a me prepararlo e farlo, si conclude qui. Quindi io come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di commentare qui sotto perché ci date davvero tanti spunti, che tutti i link dei prodotti che abbiamo visto quest'oggi potete visionarli proprio qui sotto il video cliccando semplicemente su mostra altro, di continuare a pubblicare sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, perché chissà, magari la protagonista della prossima puntata potresti essere proprio tu, di seguirci quindi su Facebook e anche su tutti gli altri social che adesso vedrete riempirsi di tantissime novità Tessiland, che io vi ricordo ci saranno tra non molto. I riassortimenti continueranno, quindi seguiteci anche su Instagram, Pinterest e TikTok. Iscrivetevi, mi raccomando, su YouTube per essere costantemente aggiornati, per vedere tanti nuovi spunti, tanti nuovi progetti, tutte le nostre novità, o per farvi semplicemente due risate con me, e quindi attivate la campanella. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Ciao!